Buongiorno a tutti. Ci troviamo davanti a questa ordinanza sindacale che, come potete vedere, è la numero 1 del 2002, fatta il 17 gennaio del 2002. All'epoca fu fatta perché bisognava rifare il ponte con tutti gli argini. Bene, i lavori del ponte sono stati fatti il 2005 e questa ordinanza del tutto abusiva, a distanza di 16 anni, è ancora qui, che impedendo il passaggio delle macchine. Che, come potete vedere, passano ugualmente. Questa che vedete è un'ordinanza provinciale, la numero 4 del 7 aprile 2016. La provincia l'ha fatta subito dopo che sono stati fatti per l'ennesima volta i lavori di rifacimento del fiume. A nostro avviso non ha ragione di esistere, perché su questa strada era sufficiente mettere un cartello di restringimento della carreggiata. Quindi chiediamo alla provincia, poiché si tratta di un segnale abusivo, anche questo, di eliminarlo. La strada alle mie spalle è stata fatta di recente e questi due segnali indicano l'interdizione al passaggio. Però adesso vi faccio vedere alcune curiosità e anomalie riguardanti questa strada stessa. Queste due frecce indicano di andare su quella strada che vi ho mostrato pochi istanti fa, che è interdetta al traffico, che vi ricordo, strada fatta di recente. Immediatamente dopo quei segnali di divieto c'è un cartello che indica che a 1,1 km la strada prevede delle curve e quindi di fare attenzione. Quindi noi questa attenzione la vorremmo richiedere ai tecnici che hanno installato, che hanno messo questi segnali, perché non hanno ragione di esistere. Di conseguenza chiediamo che vengano rimossi anche questi cartelli. Siamo dall'altra parte del ponte e, come potete vedere, il cartello alle mie spalle indica che si può andare a destra e a sinistra. Qui siamo alla vostra destra e, come potete vedere alle mie spalle, il cartello di divieto di transito con relativo altro cartello di limite di velocità e divieto di sorpasso. Qui è alla vostra sinistra e la sorpresa è sempre la stessa. Stesso cartello di divieto di transito e stesso segnale del limite di velocità e divieto di sorpasso. Quelli che vi abbiamo illustrato fino adesso sono alcuni dei motivi per i quali stiamo protestando qui sul ponte da 95 giorni e 95 notti, sperando che ci sia la massima attenzione da parte degli enti preposti e in questo caso specifico della provincia.